Se un pilota dovesse immaginarsi il paradiso dei motociclisti, la visione non sarebbe molto diversa dall'isola d'Elba. Lo dicono gli organizzatori del campionato italiano motorelli, che ieri e sabato ha richiamato all'Elba centinaia di persone per un evento riuscitissimo nonostante il tempo non proprio primaverile. Paesaggi incredibili sul mare, piste mulattiere intricate che sono state al teatro della prova di apertura del campionato. Questo sembra aver davvero colpito i motociclisti e gli organizzatori che parlano entusiasti di un evento quasi storico reso possibile grazie al proficuo dialogo instaurato dal motoclub Isola Delba e dal Rosso Rally Team con tutte le autorità coinvolte, forestale, parco, prefettura e amministrazioni comunali. Un piccolo miracolo diplomatico continuano ben ripagato dall'afflusso dei piloti che con meccanici, accompagnatori, amici e parenti hanno affolato per un weekend le strutture dell'isola. Paddock lungo le banchine del porto, partenza dalla piazza centrale di Portoferraio. Il sodalizio capitanato dal presidente Stefano Frassini non ha tralasciato nulla per rendere addirittura memorabile il primo Motorelli Isola d'Elba Portoferraio K un percorso di 170 km di bellissimo fuoristrada su e giù per le montagne albane con il mare a fare da cornice dietro ogni angolo. Al suo interno due prove speciali in linea rispettivamente di 11 e 13 km, più un fettucciato vicino al porto che è stato ripetuto due volte. Vincitore assoluto della gara Albana è stato Fabio Fasola, la vecchia volpe, grazie ad una conoscenza perfetta del territorio isolano non si è lasciato sfuggire l'occasione di mettere in riga tutti gli abitué del motorelli a partire dal campione assoluto uscente Andrea Mancini. Grazie alla vittoria nelle due prove in linea, Fasola è riuscito a precedere Mancini di 42 secondi che diventano 1 minuto e 09 per Alessandro Botturi, reduce dall'ultima Dakar, terzo classificato.